Se vogliamo puntare a percorsi di vera emancipazione dal bisogno e a scardinare la ricattabilità di cui si nutrono le mafie, è necessario mettere più attenzione sulla questione salariale e sulla questione sociale in questo paese. Lo ha detto Ellis Klein a Catanzaro. Nel contrasto alla criminalità organizzata, ha aggiunto Klein, è fondamentale, se vogliamo essere efficaci, che lo Stato arrivi prima delle mafie. A nostro avviso, bisogna stare al fianco a chi non ce la fa perché è senza lavoro e quindi senza un reddito. Sclain ha visitato la sede del Centro Calabrese di Solidarietà in via Abruzzi, parlato anche di contrasto alla violenza di genere, di lavoro, disabilità e autonomia differenziata. Ascoltiamola ai nostri microfoni. Lo Stato, le istituzioni e la politica non si possono ricordare del terzo settore solo durante le emergenze. Bisogna costruire con loro politiche che migliorino le vite delle persone e che emancipino le persone dal bisogno, specialmente chi ha delle fragilità. È umano avere delle fragilità. Bisogna contrastare la cultura dello scarto. Ogni persona merita un percorso per poter essere sostenuta ed aiutata. Questo non si riesce a fare se non c'è attenzione verso il sociale, se si tagliano i fondi ai comuni che servono proprio per lavorare con realtà come questa, se si taglia la sanità pubblica. Noi abbiamo bisogno invece di rimettere al centro la cura delle persone e la cura delle nostre comunità. E quindi abbiamo ragionato un po' di come mettere al centro le questioni che riescono a emancipare le persone dai bisogni. E l'ultima che ho citato, siccome si occupano anche di questo, è il contrasto alla criminalità organizzata. Ecco, è fondamentale che lo Stato arrivi prima delle mafie, se vogliamo essere efficaci. Vuol dire che a nostro avviso bisogna stare al fianco di chi non ce la fa perché lavoro non ne ha e reddito non ne ha. È il motivo per cui stiamo facendo una battaglia sul salario minimo, perché ci sono 3 milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici che sono poveri anche se lavorano, e vuol dire che bisogna contrastare anche un'autonomia differenziata che rischia di aumentare le diseguaglianze territoriali che questa terra ha già pagato fin troppo. Se vogliamo puntare a percorsi di emancipazione e scardinare la ricattabilità di cui si nutrono le mafie, ecco, bisogna mettere molta più attenzione sulla questione salariale e sulla questione sociale di questo paese. Qualsiasi voto che viene dato ad un partito del centrodestra è un voto a conferma del governo ed è una buona notizia. È quanto ha dichiarato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione Fratelli d'Italia, a margine di una iniziativa elettorale a Catanzaro. Ovviamente noi invitiamo a votare Fratelli d'Italia, invitiamo a scrivere la preferenza per Giorgia Meloni e per gli altri candidati, che siano del mondo giovanile, che siano della Calabria. L'importante è scrivere Giorgia Meloni, votare Fratelli d'Italia per far crescere ancora di più il radicamento di una destra che sta cambiando l'Italia e cambierà l'Europa anche in Calabria. Noi lavoriamo per costruire in Europa un centrodestra esattamente come c'è al governo della nazione in Italia, ha continuato Donzelli. Ovviamente poi dipende dagli elettori, questo giochino di decidere prima delle elezioni quale sarà la maggioranza è un po' surreale, se fosse così non dovremmo votare, si vota, si esprimeranno i popoli in tutta Europa, noi ci auguriamo una vittoria fortissima dei conservatori, in Italia Fratelli d'Italia e le altre nazioni, i nostri amici conservatori, di essere noi alla guida dell'Europa, se poi non avremo da soli la maggioranza assoluta, visto che è un proporzionale puro, parleremo con chi ci assomiglia di più, quindi con le forze di centrodestra. E su quanto aveva dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a proposito del premierato, o la va o la spacca, il responsabile organizzazione Fratelli d'Italia ha detto. Significa che per l'Italia o la va o la spacca per gli italiani, è l'occasione per cambiare la Costituzione, l'occasione per evitare che ci siano i ribaltoni, per evitare i giochi di palazzo, per evitare che la nostra nazione sia bloccata da senatori a vita o da trasformisti. Possiamo cambiare l'Italia, è la grande occasione per fare come c'è nei comuni, per i sindaci o per le regioni, che chi vince governa, chi perde fa l'opposizione. È stata chiamata in codice Arangea l'operazione dei carabinieri di Reggio Calabria che hanno arrestato 12 persone, di cui una ai domiciliari con le accuse a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni ed armi. Contestualmente agli arresti, il GIP ha disposto il sequestro preventivo di 3 società, tutte con sede a Reggio Calabria, 2 delle quali fittiziamente intestate a terzi, ma di fatto nella piena disponibilità degli indagati. È la cosca Latella Ficara, il gruppo di 'ndrangheta al centro dell'operazione. Tra gli 11 indagati per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere c'è Demetrio Palumbo, di 75 anni, detto Mico, considerato elemento di vertice della famiglia Latella, federata con i De Stefano Tegano Libri nella guerra di mafia che inseguinò Reggio dal 1985 al 1991. In passato Palumbo era stato coinvolto con l'accusa di omicidio nel processo Valanidi, a conclusione del quale fu condannato all'ergastolo. Pena poi ridotta a 30 anni e che Palumbo ha già scontato.
Ha iniziato lo sciopero della fame Maysoon Mahidi, l'attivista curda arrestata a Crotone perché ritenuta una scafista. La donna, che da 5 mesi è detenuta nel carcere di Castrovillari, ha cominciato la sua protesta sia per professare la propria innocenza rispetto alla tesi della procura di Crotone, che non creda la sua storia, sia per chiedere che venga fissata con urgenza l'udienza al tribunale del riesame di Catanzaro per l'appello contro il rigetto dell'istanza con la quale aveva chiesto di essere messa agli arresti domiciliari. Maysoon, attrice, regista curda iraniana di 28 anni, attivista per i diritti delle donne in Iran, è fuggita dal suo paese perché perseguitata dal regime ultraconservatore degli Ayatollah. In Iran, dove le donne curde subiscono una doppia oppressione in quanto curde e in quanto donne, l'attivista, dopo essere passata da un campo profughi in Iraq, era scappata in Turchia temendo di essere estradata in Iran. Dal 23 al 26 maggio si sono svolte le operazioni di livellamento della via di accesso al Porto Vecchio di Crotone, lo riferisce un comunicato dell'autorità di sistema portuale. Dall'intervento di ordinaria manutenzione, in attesa dell'intervento strutturale di prolungamento del molo del Lanternino, è detto nel comunicato, si è reso necessario per ripristinare adeguate condizioni di sicurezza e scongiurare incagli di naviglio in transito. Si ritiene opportuno evidenziare il ruolo dell'autorità marittima che ci ha affiancato in tutto l'iter e che, in particolare, ha garantito un'ideale cornice di sicurezza, tra gli altri monitorando e regolando il traffico durante le operazioni. Legato ed immobilizzato, umiliato e infine pestato di botte, i carabinieri della stazione di San Costantino Calabro sono impegnati a fare piena luce su un episodio di inaudita violenza avvenuto in paese sabato notte all'interno dei locali del centro di formazione professionale Oiarmo, ormai in disuso. 6 ragazzi minorenni sono stati infatti denunciati alla procura dei minori per maltrattamenti, percosse, lesioni e altri reati dopo essersi accaniti contro un cittadino di nazionalità rumena senza fissa dimora e che stazionava nei locali dell'istituto professionale. I 6 hanno prima legato e immobilizzato il rumeno, quindi l'hanno aggredito con calci, pugni e schiaffi e, non contenti, avrebbero anche urinato addosso alla vittima. La scena sarebbe stata ripresa dagli stessi minori con un telefonino le cui immagini video sono al vaglio dei militari dell'arma. Infine, i 6 minorenni avrebbero dato fuoco a tutti gli oggetti che il rumeno aveva con sé, compresi gli effetti personali e i vestiti.